Pensate che un uomo ha deciso di uccidere a colpi di pistola i 3 figli e il nuovo compagno dell'ex moglie, e poi si è suicidato. L'immane tragedia si è verificata a Sumter, nella South Carolina, dove l'uomo ha letteralmente avuto un raptus di pura follia, in quanto avrebbe visto il nuovo fidanzato della donna in questione. L'uomo stava riaccompagnando i 3 figli a casa dell'ex coniuge, però a un certo punto è arrivato nella prossimità dell'abitazione, ha visto il nuovo fidanzato della donna, un raptus di pura follia che lo ha portato a far fuori prima i rivali in amore e poi relativamente i 3 figli. C'è stato un massacro in piena regola, l'uomo ha esploso l'ultimo colpo di pistola andandosi a suicidare. Era un veterano di guerra, veterano della US Army Central, che ha una base a 10 km di distanza dalla sparatoria. Un portavoce ha fatto sapere che un ex compagno dell'ex moglie era un ex militare del medesimo battaglione. I 3 bambini frequentavano le scuole elementari, ma anche le medie, della zona in questione. Una carneficina in piena regola e è stata descritta da parte degli inquirenti come una tragedia che ha coinvolto anche dei bambini che probabilmente non c'entravano nulla. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Scusate la voce, ma purtroppo ho mal di gola. Non è Covid, non è Omicron. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti.